Miley Cyrus canta la sua vecchia Teclimb e si commuove. Instagram Live è un luogo di raccolta per i pensieri e i ricordi di tutto il mondo. Quando Miley ha aperto un collegamento diretto per cantare con i fan, nessuno immaginava che avrebbe cantato Teclimb, il suo grande classico del 2009 dal celebre film Hannah Montana, The Movie della Disney. Proprio come ai vecchi tempi. C'è qualcosa di nostalgico nella voce di Miley Cyrus che ripercorre il testo di un vecchio successo, Teclimb, e tenta di trattenere le lacrime, che invece scendono anche a noi. Sembrano passati mille anni, mille epoche, mille ere musicali e primavere spirituali, invece era il 2009 quando uscita Hannah Montana, The Movie, e Teclimb scalava tutte le classifiche immaginabili. Anche Miley sembra un pochino commossa mentre canta il suo vecchio successo. A pochi giorni dall'uscita del suo nuovo album, Younger Now, un revival dei grandi, antichi, successi è proprio quello che ci vuole per dimostrare al mondo che Miley ce l'ha fatta, che non si vergogna del suo passato e tutto l'opposto, lo ha accettato come una parte inconfondibile di sé. Il post Instagram è composto da tre live, in cui Miley si esibisce nel nuovo, nel vecchio e nel classico, nuovi sound e vecchie glorie. You Old e For You, Teclimb e Wrecking Ball, che è diventata prima in classifica il 1 ottobre di 4 anni fa, le ascolterete tutte, stasera, nel mio live stream. Grazie per condividere una serata speciale con me, non vedo l'ora di vedervi tutti. Vecchie canzoni e amiche d'infanzia. Per Miley, questo periodo arriva assieme ad una carrellata di ricordi che non smettono mai di commuovere o di farci ricordare il passato con un po' di nostalgia. Tre giorni fa, la popstar ha pubblicato la foto di Lesley, la sua amica d'infanzia e BFF, che aveva perso di vista a causa dei molti impegni lavorativi. Quando si è così legate, però, è davvero difficile perdere quel rapporto che si è costruito con fatica e passione. Forse Lesley non sarà famosa come Katy Perry o Liam Hemsworth, ma è stata lei a dire per la prima volta, oh, sta facendola Miley. Questa frase è stata utilizzata, nel corso degli anni, a suo favore, e contro di lei, per identificare tutti quegli strani comportamenti che hanno costellato la sua carriera prima che la pecorella smarrita facesse ritorno all'ovile. E se ben Lesley non si sia mai interessata alla popolarità, la popolarità si è interessata a lei quando ha deciso di prendere parte al release party di Younger Now. Nella foto da 700.000 like, Miley ha pubblicato un vecchio scatto, di quando erano bambine, e uno nuovissimo, dove si abbracciano ancora felicissime di non essersi mai lasciate del tutto. Nella buona e nella cattiva sorte.